straordinaria, edizione straordinaria, il campione miracoloso Bruno Gröning, edizione straordinaria, migliaia cercano guarigione da Bruno Gröning, edizione straordinaria, ecco le ultime notizie, edizione straordinaria, ecco le ultime notizie su Bruno Gröning, edizione straordinaria, il miracoloso Bruno Gröning, in migliaia cercano il suo aiuto, edizione straordinaria, tutto su Bruno Gröning, la notte delle grandi guarigioni. Me ne dia una. Grazie. Edizione straordinaria. Di Gröning parlano sempre più spesso ultimamente. Cosa ci sarà di vero in queste storie di miracoli? Che vuoi che ci sia di vero? Tutte sciocchezze. Gröning è un ciarlatano, sfrutta solo la buona fede della gente. E poi, miracoloso, ma fammi ridere. Che ne sai di lui? Per me esistono poteri straordinari che fanno guarire le persone. Ma smettila, non crederai sul serio a queste assurdità. Penso abbia ragione lei. Finché non conosci la cosa non puoi giudicare. Fra l'altro sembra uno simpatico. Comunque, è arrivato il momento di far luce su tutta questa faccenda. Qualcuno dovrebbe andare a fondo su questo Bruno Gröning e le sue presunte guarigioni. Chissà davvero che cosa ne verrà fuori. Marzo 1949. Sui quotidiani incalza una notizia. All'improvviso, l'interesse dell'opinione pubblica è catturato da una cittadina della Vestfalia, dove un presunto guaritore miracoloso fa parlare di sé. Sempre più persone si radunano davanti alla casa della famiglia Hülsmann sulla Wilhelmsplatz, a Hereford. Vogliono vedere un certo Gröning, che in quella casa avrebbe guarito un bambino gravemente ammalato. Alcuni sono lì per curiosità, ma la maggior parte spera di trovare aiuto e guarigione tramite un uomo che sino a quel momento era totalmente sconosciuto.
Sono tutti sorpresi da questo fenomeno. Solo lui sembrava aver previsto tutto da anni. Una notte mi raccontò che un giorno migliaia di persone sarebbero andate da lui e lui le avrebbe guarite e che sarebbero arrivati anche degli scienziati. Mi sembrò strano e dissi, insomma, non esageriamo. E allora mi disse che quando sarebbe arrivato quel momento, lui avrebbe avuto bisogno di me e io sarei stato lì. Un giorno scomparve, se ne andò. E sua moglie non sapeva assolutamente cosa fare. Niente, era sparito. Poi arrivai in un ufficio per rifugiati, in una tabaccheria, e il commerciante disse, «Ha già visto la nuova rivista?» Non ricordo più se fosse Quick o Revue. Ecco, guardi il titolo sulla copertina. «Il dottore dei miracoli di Herford». Si trattava del primo articolo sul caso Hulsman a Herford. Poi, una volta tornato a casa, trovai una lettera in cui Gröning mi diceva che aveva bisogno di me. Dovevo raggiungerlo. Così andai a Herford, dove c'era già un gran traffico. Centinaia di persone erano davanti alla casa. Suonai il campanello. Era tutto chiuso. Non lasciavano entrare nessuno. Poi uscì un collaboratore, Egon Arthur Schmidt, e mi fece entrare. Mi disse... «Venga, il signor Gröning la sta già aspettando». Entrai, ma lui non si trovava lì. Era da qualche parte in Renania, credo a Fialsen o dintorni, se ben ricordo. E nel cortile dietro, però, c'erano gli ammalati. Poi, all'improvviso, nel cortile iniziarono le guarigioni, nonostante lui non fosse presente. In seguito abbiamo ricostruito i fatti. Nello stesso momento in cui lui stava operando delle guarigioni a Fialsen, le guarigioni avvenivano anche a Herford. Ne rimasi talmente impressionato che mi scesero le lacrime. Era tutto molto commovente per me. E poco dopo lui entrò e disse, «Allora, che le avevo detto?» Tutto inizia quando Bruno Gröning si occupa del figlio gravemente malato dei coniugi Hulsman, che lo avevano invitato a casa loro dopo aver saputo da una conoscente delle capacità straordinarie di Gröning. Il ragazzo soffriva di distrofia muscolare progressiva, giaceva a letto e non poteva più stare in piedi. Così mi avevano raccontato i suoi genitori e così sapevano tutti. Secondo le testimonianze andò così. Bruno arrivò e disse «Alzati!» e il bambino si alzò. Poi camminò. Certamente non bene, ma camminava. Questo fatto non si poteva negare. Fu proprio questo l'inizio di tutta la storia. Tutto ebbe inizio così. Quando avvenne la guarigione, io non ero con lui. Ma poi soggiornai in casa Hulsman e, per quanto possibile, cercammo di organizzare le cose. Il lavoro più grande era tenere la gente fuori dalla casa, perché naturalmente tutti spingevano per entrare e incontrarlo personalmente, ma questo, già in quei primi giorni, era pressoché impossibile. Una delle persone in cerca di guarigione era Georg Novak. Da 4 anni soffriva di mal di testa costanti. Né il trattamento di un neurologo, né mesi di ricovero in ospedale gli avevano portato un sollievo duraturo. Era considerato incurabile. Avevo dei mal di testa terribili, giorno e notte. Il dolore non andava mai via. E in seguito non riuscivo neppure più a camminare bene. Poi un giorno i miei colleghi mi dissero, «Senti, Gröning è qua, quel guaritore miracoloso. Vai da lui». Allora risposi, «Ma che, se un medico del grande ospedale di Hannover non è riuscito ad aiutarmi, andare adesso da questo Gröning mi sembra semplicemente ridicolo. Non mi va di andarci. Oh, ma ci sono migliaia di persone. In piazza c'è una folla fittissima. Vai anche tu. Non devi vergognartene. Vai da lui». Nessuno parlava. Tutto era silenzioso. Nessuno diceva nulla. Aspettavamo soltanto che il signor Gröning comparisse sul balcone. Nel frattempo suonavano le ore al campanile della chiesa vicina. Sapevamo sempre che ora era. Alla sera un uomo comparve sul balcone, ma non era il signor Gröning. Ci disse di avere ancora un po' di pazienza e di aspettare che Bruno Gröning arrivasse. Non era lì, perché si trovava da malati molto gravi. «Abbiate pazienza,
Verrà di sicuro. E di nuovo silenzio, e l'uomo andò via. E noi aspettammo, 3 giorni e 3 notti. E alla fine Bruno comparve. Quando venne sul balcone, c'era tanta, come dire, trepidazione. Adesso era lì. Che tensione! E poi disse: voi, persone in cerca d'aiuto, in cerca di guarigione, voi paralitici, alzatevi, potete andare, non avete più bisogno della sedia a rotelle, potete camminare. Ma non si alzò nessuno, forse perché ancora dubitavano. Allora disse di nuovo, stendendo le mani: alzatevi, voi paralizzati, potete camminare. E a quel punto si alzarono. Io rimasi sbalordita da ciò che vedevo. Iniziarono a scendermi le lacrime, non solo a me, anche agli altri. Quando lei vede che i malati si alzano dopo che Bruno Gröning ha parlato con loro, vede che lui sta semplicemente lassù e dice: ora alzatevi, e loro si alzano. O vede persone che prima camminavano con le stampelle e poi le buttano via, allora è chiaro che una persona così non la puoi più chiamare ciarlatano. Sempre più persone raccontano di guarigioni straordinarie avvenute in collegamento con Bruno Gröning. Addirittura persone a cui i medici avevano diagnosticato delle malattie incurabili giurano sui suoi poteri miracolosi. Ma Bruno Gröning parla solamente ai malati e non fa altro, il che fa sembrare la cosa ancora più strana. Un giornalista del Süddeutsche Sonntagspost riferisce: la mia ragione si ferma. Bruno Gröning guarisce gli zoppi, i ciechi, i muti, uno dei più grandi fenomeni del nostro secolo. Questa è l'opinione sul caso Gröning, sulla quale concordano molti esperti. Ero una ragazza di 18 anni e avevo sempre sofferto di mal di schiena. Lo avevo già da bambina e negli anni era peggiorato perché svolgevo una professione in cui passavo molto tempo in piedi. E quando sentii parlare di Bruno Gröning, pensai: ora ci vai e ti convinci da sola. D'un tratto si diffonde un mormorio fra le persone presenti e tutti dicono: Gröning sta arrivando. Io dico: noi non vediamo nessuno. Sì, sì, è proprio laggiù. Ed era ad un centinaio di metri. Stavo lì ferma e pensavo: Bruno Gröning, se sei davvero quel grande guaritore, allora aiutami, liberami dal mio mal di schiena. Non pensai ad altro. Lo sentii parlare, ma non capivo le parole perché era lontano. Ma qualcosa stava succedendo dentro di me, lo percepivo. Ed in quel momento pensai: mi sa che quest'uomo può davvero aiutarmi. Sentii un flusso, una corrente attraversare il mio corpo fino al mignolo del piede. All'improvviso sentii qualcosa nella mia testa, come quando si sfila una maglia. Scese nella colonna vertebrale e poi giù nelle gambe e nelle braccia, sino alle dita. Avvertii un enorme sollievo e mi dissi: caspita, come mi sento bene. Dopo una buona mezz'ora, presi la bicicletta per tornare a Bad Oeynhausen, che si trova a circa 20 km di distanza. Poi un altro po' per arrivare a casa. E il mio mal di schiena era sparito. Poi iniziai a correre e a saltellare come un capriolo. E dissi: sono guarito, sono guarito. Era passato tutto. Mi misi a cantare e dissi: caspita, questa è una cosa fantastica. Non l'hai mai vissuta prima. È così bello. Dopodiché tornai dai miei colleghi che mi stavano già aspettando. Allora, com'è? Come stai? Io dissi: sono guarito. Non ho più mal di testa. Non può essere. Non è vero. Dissi: siete stati voi a dirmi che dovevo andarci. È tutto vero, potete credermi, è vero. Poi ogni giorno mi chiedevano sempre: hai mal di testa oggi? No, avevano anche visto che quando mi chinavo non grondavo più di sudore, perché era passato tutto, e da allora non ho più avuto alcun mal di testa. Niente sino ad oggi, neanche adesso che ho 80 anni.
Tornai a casa. Mio padre e il mio primo marito, con cui ero fidanzata già allora, erano seduti a giocare a scacchi. Arrivò subito anche mia madre, perché non ero tornata a casa all'ora stabilita, ma più tardi. A quel tempo non c'era ancora il telefono. Io ero emozionata e lo avvertivano tutti. Mia madre disse: «Eri ardente quando sei entrata». Dopo ne parlammo, naturalmente, e allora le dissi: «È successo qualcosa di veramente meraviglioso». Tutti e tre mi guardarono e io raccontai loro la storia, così come adesso la sto raccontando qui. Allora il mio primo marito disse: «Ah, tutte sciocchezze». Sentì davvero la rabbia salirmi dentro, ma non dissi nulla. Mi voltai e me ne andai pensando: «Si sbaglia, il mio mal di schiena è andato via». Per ringraziarlo, gli portai cose da mangiare. Riceveva ogni giorno dei sacchi di posta che venivano accatastati sulla strada, davanti al suo ingresso. E lì lasciai caffè, burro, salsicce e altro ancora. Piano piano a Hereford la posta iniziò ad arrivare a sacchi. Non potevamo assolutamente aprire tutte quelle lettere e rispondere. Non eravamo proprio in grado di farlo, non eravamo abbastanza. Mettemmo la posta dentro dei sacchi che accatastammo lì in un angolo. Non era proprio possibile rispondere ad ogni lettera. Arrivano a Grünen lettere di supplica da tutta la Germania, persino dall'estero. Il flusso di persone in cerca di guarigione non si arresta. Sì, nel 1943 fui ferito a bordo di un sottomarino. L'articolazione del mio gomito sinistro si sbriciolò. E all'ospedale militare navale di Stralsund fui sottoposto a un'operazione. Dopo l'intervento si constatò che il mio braccio non si muoveva più. Rimaneva piegato. Si tentò di raddrizzarlo con un sacchetto di sabbia. A causa del braccio rigido fui dichiarato inabile al servizio nei sottomarini. E così rimasi sino al 1949. Tutti mi conoscevano così. Mi chiamavano l'uomo con un braccio solo, proprio perché sembrava che avessi una protesi. Durch einen Vetter meiner Frau wurde ich auf Bruno Gröning aufmerksam gemacht. Venni a conoscenza di Bruno Gröning tramite un cugino di mia moglie, che mi consigliò di rivolgermi a Gröning per il mio bene, e mi portò da lui. Gröning betrat den Raum. Gröning entrò nella stanza. Era più piccolo di quanto mi aspettassi. Tenne un breve discorso a sfondo religioso e sottolineò sempre che era stato Dio a dargli la forza per aiutare. Gott ihm die Kraft gegeben hätte zu helfen. Und dann dopo circa un quarto d'ora o 20 minuti ci chiese se per caso sentissimo qualcosa. Purtroppo io dovetti dirgli di no. Gli altri signori, mi sembra che fossero due, avevano sentito qualcosa. Uno ad una gamba e l'altro alla gola. Quando lasciai la casa degli Hülsmann, Gröning mi esortò a ritornare ancora una volta. Mich dann noch mal sehen zu lassen. Ich bin dann nach Hause gegangen und ich kam dann unten rein. Tornai a casa. Entrai dalla cantina anziché dalla porta d'ingresso, perché così mi sentivo a mio agio passando inosservato. In quel momento provai a muovere il braccio, che era immobile da anni, e il braccio si raddrizzò. Riuscì soltanto a gridare: «Si muove! Si muove!» Salì le due rampe di scale sino alla porta del corridoio e bussai con la mano destra contro il vetro. Non usai il campanello. Battevo semplicemente contro il vetro e continuavo a gridare: «Lo posso muovere! Lo posso muovere!» Naturalmente ero molto scettico. Non sapevo come classificare tutto questo. Forse ipnosi o suggestione. Tra me e me cercavo di collocarlo in uno schema, ma non riuscivo a trovarne uno. Era qualcosa di completamente diverso da ciò che avevo conosciuto fino a quel momento, tanto che non sapevo dove collocarlo.
Non ci riuscivo. Zwar nicht drin. Man konnte sich das nicht erklären. Nessuno riusciva a spiegarselo. Se per anni vedi uno con un braccio sempre piegato e poi d'un tratto lo muove, allora sorge spontanea la domanda: com'è successo? E da quel momento parlai sempre a favore di Gröning e ammisi che prima invece non ci avevo creduto. Ma proprio grazie alla mia guarigione mi sono convinto che Gröning era riuscito a fare qualcosa che i medici non erano stati in grado di fare. Friedrich Sensmeier soffriva di un'infiammazione cronica al nervo sciatico. Da mesi aveva forti dolori. Alla fine camminava solo col bastone e non era più in grado di lavorare. I medici non sapevano più cosa fare. Pensavano si trattasse di paralisi permanente. Suo genero ricorda. Due mesi di terapia senza alcun miglioramento. Ad un certo punto mio suocero disse che non riusciva proprio più a camminare. Eravamo preoccupati ed anche il medico diceva di non sapere cosa sarebbe avvenuto e di cosa si trattasse. Il signor Jakschitz va alla Wilhelmsplatz a Erfurt insieme al suocero, dove Bruno Gröning parla alle persone in cerca di guarigione. Restano lì solo mezz'ora. Friedrich Sensmeier crede siano tutte stupidaggini. Am nächsten Tag kam ich hier. Sì, il giorno dopo tornai a casa e mia moglie mi disse: ho una sorpresa per te. Io dissi: che è successo? Tuo suocero sta lavorando con la vanga nell'orto. Dissi: ma sei matta? Era chiaro che non lo pensassi veramente. Solo ieri era moribondo. Ti dico di sì, va un po' a vedere. Non ci credevo, e invece era vero. Gli dissi: che stai facendo? Ti ammalerai. No, mi rispose. Guarda, sto scavando, non ho dolori. Nonno, chi stai prendendo in giro, noi o te? Ma se te lo dico, non ho nemmeno il mio bastone. Sì, e dov'è? In cucina. Come hai fatto a uscire? Proprio così. Poi nell'orto ho preso la vanga e ho vangato. Ora volevo sapere assolutamente se la cosa sarebbe durata o no. Ma dopo circa 3 mesi non era ancora cambiato proprio niente. E riprese persino a lavorare. E io pensai: questo non è possibile. L'affluenza di persone verso Bruno Gröning è in continuo aumento. Alcuni vedono in lui un nuovo messia, altri lo credono un ciarlatano. Soprattutto l'ambiente medico si dimostra più che scettico nei confronti del fenomeno Gröning. Mio padre era un medico. Beh, anche nella mia cerchia di amici e conoscenti molti erano figli di medici. Quindi a casa si discuteva spesso in modo animato del ciarlatano. È chiaro, la medicina tradizionale non può essere compatibile con una guarigione miracolosa. Andavo spesso con mio padre sulla Wilhelmsplatz. Lì si trovavano molti altri medici che osservavano gli eventi e naturalmente scuotevano la testa con una certa incomprensione e forse anche con un po' di invidia per la concorrenza. Neid also dazu Kenntnis nahm. Also wir trafen sehr sehr viele. Là incontravamo molti figli di medici, appunto i miei compagni, con i loro padri. Come dicevo, tra di loro c'erano molti medici che discutevano, ma con toni assolutamente negativi. Non c'era una briciola di comprensione. La classe medica inizia a fare pressione. Il 3 maggio 1949 il sindaco emette contro Bruno Gröning un divieto temporaneo di praticare guarigioni. Pian piano, l'agitazione intorno al cosiddetto guaritore dei miracoli aumenta sempre di più. Gröning si rivolge fra gli altri al sovrintendente Kunst per discutere della situazione. Spera nel suo aiuto. Nel complesso, credo di aver parlato a lungo con lui per 4 volte. Non lo ritenevo un ciarlatano. Lo ritenevo un uomo serio. Per me era innegabile che da lui provenissero delle forze che avevano il potere di guarire le persone. Io sono sempre stato certo che in queste cose Dio abbia molti modi per aiutare le persone.
Il 13 maggio del 49, l'amministrazione comunale di Hereford convoca una riunione straordinaria con una commissione medica allo scopo di valutare il caso Grönin. Sono presenti il sindaco Meister, il sovrintendente Kunst e medici professionisti. La conversazione non era proprio amichevole. Ovviamente i medici mostravano una profonda diffidenza. Poi ci separammo e l'amministrazione comunale agì come ritenne opportuno. Per Grönin rimane il divieto di guarire. In quei giorni, molti, in cerca di guarigione, prendono d'assalto il municipio di Hereford. Grönin, invece, segue le richieste di aiuto di altre persone nelle città circostanti. Da bambino soffrivo di disturbi al cuore. Stavo talmente male che di notte dovevo stare seduto sul letto. Mia madre aveva chiamato più volte il medico durante la notte, perché rischiavo di soffocare. E il dottor Kampsmeyer di Hiddenhausen mi aveva diagnosticato una cardiopatia valvolare della quale avrei sofferto per tutta la vita. In quel periodo a scuola non potevo nemmeno partecipare alla lezione di educazione fisica e venivo sempre messo in disparte quando si andava a fare sport. Stavo così male che pensavo che non avrei vissuto a lungo. Poi mi si presentò l'opportunità di andare da Bruno Gröning. Entrai nella casa dove egli stava, qui a Sundern, nella Wiesenstrasse. E poi io piansi. Me lo ricordo ancora precisamente, piansi. E pensai, signor Gröning, per favore, può aiutare anche me che ho dei problemi al cuore. Ed egli parlò dicendo, figlio mio, sì, figlio mio. E mise la sua mano qui, sul mio petto e sulla testa. Adesso puoi andare. Ora sei sano. Uscii dalla casa e piansi. Mia madre era fuori che mi aspettava. Le dissi, mamma, ora non ho più niente al cuore. E piansi ancora. Era veramente passato tutto. Passò tutto quel giorno. Da quel momento potei dormire di nuovo. E dai 14 anni fino ad oggi, sì, il prossimo anno ne compirò 60, ho sempre fatto sport. Per esempio, quando andavo ancora a scuola, giocavamo a palla avvelenata. E poi ho praticato altri sport. Non avevo niente. Non avevo più niente, proprio niente. È durato. E dura ancora. Allora mia madre aveva un'embolia polmonare e aveva sempre sofferto di stitichezza. E adesso erano già 6-7 settimane che mia madre era a letto e non andava di corpo. Nessuna evacuazione. A quel punto i medici prescrissero un clistere, ma non si muoveva più niente. L'intestino era morto, si potrebbe dire. E mia madre era così gonfia e le era venuta una pancia. Ci si può immaginare se erano 7 settimane che non evacuava. Al punto che i medici si erano rassegnati. Non potevano fare più niente. Quando il signor Gröning arrivò da noi, mi disse, porti un bicchiere d'acqua. Andai alla fonte e presi l'acqua. Bene, signora Grafferent, ora beva uno o due sorsi. Sì, e mia madre beve. Allora, disse, lo sa cosa ha appena bevuto? Il suo nuovo sangue, che ora scorre nelle sue vene. Bruno Gröning ripete spesso che il sangue degli uomini è contaminato. Attraverso la forza divina, egli può nuovamente trasformarlo, permettendo così la guarigione. Quando tornai a casa il giorno dopo, mio padre, che non era andato al lavoro,
mi raccontò. Una cosa del genere non l'avevo mai vista in vita mia. Ho svuotato all'incirca 7 padelle piene, di cui mamma è riuscita a liberarsi. È uscito tutto, ora è tutto ripulito. E allora mio padre disse: «Signor Gröning, quanto le devo?» «Proprio niente», rispose lui. «La classe medica è già in fermento contro di me. Non riesce a capire che gli ammalati possono guarire, mentre la medicina tradizionale fallisce spesso. Ma era abbastanza tranquillo e non dimostrava rancore verso i medici. Vogliono solo mettermi da parte. Se lei volesse scrivere un resoconto dei fatti...» E il giorno dopo, mio padre scrisse una relazione di 4 pagine. Bruno Gröning ci tiene particolarmente a documentare il suo operato. Per questo molte lettere di ringraziamento e testimonianze di guarigione di allora sono state conservate. Il medico tornò il giorno dopo. Veniva tutti i giorni con un'infermiera per fare la visita. Tolse le coperte dal letto e si sedette. Signora Graffarent, non avevo mai visto una malattia sparire così all'improvviso. La frase più o meno era questa, e noi ne fummo più che felici. Mia madre visse in buona salute per altri 20 anni ancora. E di questo siamo stati tutti molto grati. Il 7 giugno del 49, Bruno Gröning riceve il divieto assoluto di praticare guarigioni in tutta la Renania-Vestfalia. I suoi collaboratori, Egon Arthur Schmidt ed Erik Kuhlmann, informano la folla. Per Gröning la situazione si fa sempre più difficile. Le autorità bloccano tutti i suoi tentativi di parlare ai bisognosi di guarigione. La gente rimase sconvolta quando venne a sapere del divieto di praticare guarigioni. E poco dopo insorse. Iniziarono le discussioni con il sindaco e con la polizia. Poi le persone si misero a protestare contro il divieto. Ci fu proprio una grande agitazione. Egon Arthur Schmidt, che documenta gli avvenimenti del tempo di Erfurt nel libro Le guarigioni miracolose di Bruno Gröning, scrive sui drammatici sviluppi di quei giorni. Malgrado il divieto, arrivavano da lontano sempre più persone in cerca di guarigione. Le persone che avevano un disturbo fisico o mentale facevano sempre più pressione sulle autorità. Si formavano quasi ogni giorno delle delegazioni, che si recavano addirittura nell'abitazione privata del vice sindaco Wöhmann. Concedo a Gröning, per questa sera, il permesso di guarire. Yeah! Wöhmann riesce a calmare la folla e a farla defluire. Ma la speranza e la gioia dei bisognosi d'aiuto non dura a lungo. Già il giorno dopo il divieto è nuovamente in vigore. Gröning ha le mani definitivamente legate. La sua delusione per la mancanza di comprensione verso la sua persona ed il suo operato è grande. Trae le sue conclusioni e lascia Hereford, tuttavia lascia una traccia duratura di sé.
Sì, potrei dire che Gröning ha veramente dato il via a un'epoca in questo campo. Lui è stato, a parte alcune eccezioni minori, no, non conosco in realtà nessuno che praticasse guarigioni spirituali. Lui fu davvero un pioniere in quel campo. Ha iniziato il tutto. Da quel momento la guarigione spirituale diventa un argomento di discussione, cosa che non era mai accaduta prima se non in qualche documento teosofico o antroposofico, oppure anche in alcuni scritti esoterici che esistevano già da tempo, ma non si andava oltre. Però Gröning la rese pubblica, ne fece davvero un argomento di discussione pubblica, di cui poi si occuparono gli scienziati. Das fing damit an, dass meine Frau in einer Zeitung. Tutto iniziò quando mia moglie lesse un articolo su Gröning e su ciò che stava facendo. Mi diede questo articolo dicendo: senti, su questo dovremmo fare un reportage che poi potremmo pubblicare su Revue. Solo che noi non eravamo i redattori, eravamo gli editori. Comunque la redazione si mostrò molto interessata e disposta ad accettare la nostra proposta. Si stabiliscono i primi contatti con Gröning. I corrispondenti della rivista Revue, Heinz Bongartz e Helmut Laux, curano la parte giornalistica della vicenda. La rivista Revue decide di contribuire al chiarimento scientifico del fenomeno Gröning. Nella clinica Ludolf Krell di Heidelberg, con il patrocinio del professor Weizsäcker, viene esaminato il metodo di guarigione del dottore dei miracoli. Viene nominato responsabile dell'indagine scientifica lo psicologo e medico di Marburg, il professor Fischer. In caso di esito positivo, sarebbe stato rilasciato a Bruno Gröning un documento scritto che gli avrebbe consentito di svolgere liberamente il suo operato. La questione era: è in grado di guarire oppure no? Si trattava soltanto di questo. Avrebbe dovuto essere uno studio assolutamente clinico, la prova della sua capacità di guarire. Quindi lui accettò e disse: sì, lo faccio. Così andammo in una villa a Heidelberg, in una specie di ritiro dove non gli era permesso praticare se non con i soli pazienti mandati a lui dalla clinica universitaria. Il fenomeno Gröning viene messo in discussione per la prima volta. Il punto centrale è innanzitutto l'indagine scientifica, ma il signor Kindla rimane subito impressionato da Bruno Gröning. Nun ja, ich glaube der Dünkel einer Gruppe von Ärzten. Beh, penso che ci fosse della presunzione. Era un gruppo di medici che credeva, sulla base della loro formazione accademica e scolastica, di sapere tutto meglio, almeno nell'ambito delle malattie umane. Ed erano ovviamente sorpresi che ora un uomo, senza fare niente, venisse assediato in quel modo. Non 5 pazienti, e neanche 20 o 50 o 100, bensì migliaia di pazienti si rivolgevano a quest'uomo. Questo per un medico è difficile da comprendere, molto difficile, logico, in particolare per quei medici. Anche perché lui non aveva alcuna formazione come naturopata, credo, proprio nessuna formazione. Non era stupido, era intelligente, non era un intellettuale, ma era intelligente e non stupido, e sapeva esprimersi in modo chiaro e comprensibile. E, come ho detto, era sempre disponibile a conversare. Non era un chiacchierone, non voglio dire questo, per l'amor di Dio, proprio no, non si adatterebbe alla sua modestia. No, 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 credo piuttosto che i medici abbiano detto: niente di tutto questo è credibile. Dopotutto possiamo fare meglio di lui. Ora lo chiudiamo nella stanza qui accanto e facciamo venire i nostri pazienti. Poi facciamo entrare anche lui e capiremo cosa c'è dietro. Forse è soltanto un ciarlatano. Forse sono tutte coincidenze. Magari soltanto una suggestione collettiva. Io però non lo credevo. Tra le centinaia di richieste scritte, vengono selezionati alcuni pazienti della clinica Ludolf Krell. I pazienti furono portati in questa villa e fatti sedere in cerchio in modo che egli potesse stare al centro.
C'erano degli enormi magnetofoni, tutto veniva registrato su nastro in una stanza adiacente. Si fece un grosso sforzo tecnico, perché all'epoca non era facile come oggi. Molti medici erano intorno per misurare la pressione del sangue e sentire il polso. Poi Bruno Gröning iniziò. Mi ricordo solo un caso, una paziente che soffriva di costipazione cronica, cioè di stitichezza. Clinicamente non era stato trovato alcun rimedio, ma già durante il trattamento la signora dovette uscire dalla stanza a causa dell'effetto che ebbe. Il successo della signora Hels Just viene reso pubblico sui giornali come un evento eccezionale. Ma il caso Strubel è il più impressionante. Da anni è affetto dal morbo di Bechterew, che gli ha irrigidito completamente la colonna vertebrale. Inoltre, accusa forti dolori quando cammina e sale le scale. Nell'arco di poco tempo, il dolore scompare e riesce di nuovo a muoversi liberamente. Anche il signor Zelta era un paziente di Heidelberg. Il professor Weizsäcker gli diagnosticò una sindrome neurologica grave e un'infiammazione cronica del midollo spinale. Solo per pochi minuti il signor Zelta poteva reggersi sulle gambe, dopodiché cadeva a terra. Gli furono dati solo 5 anni di vita. Una sera ci sedemmo in cerchio nella sala e all'improvviso mio marito si alzò e senza dire una parola uscì dalla stanza. Lo guardai e lo riguardai. Dove stava andando? Si diresse verso questa ampia e alta scala a chiocciola e salì sino al primo piano. Salì da solo, come un uomo in perfetta salute. Invece, quando arrivammo, non era in grado di farlo. E poi tornò addirittura indietro, senza fermarsi, saltellando giù dalla scala. Poté quindi rimanere normalmente in servizio fino a 65 anni. I medici sono impressionati. Nella rivista Review, il professor Fischer esprime un giudizio molto positivo sull'esito dell'indagine di Heidelberg, attribuendo gli evidenti successi di guarigione di Gröning ad un talento naturale. Tuttavia, egli cerca di spiegare il tutto da un punto di vista psicologico, anche se, per esempio, la guarigione dal morbo di Bechterew nel caso Strubel è difficile da classificare in quest'ambito. Il professor Fischer dice: Bruno Gröning non è un ciarlatano, né un ipnotizzatore, né un dottore dei miracoli, ma uno psicoterapeuta non medico con talento. Nella sua indole c'è una compassione innocente, naturale e religiosa. Per questo aiuta gli uomini nei disturbi causati dalle sofferenze dell'anima. Non si considera un profeta o un messia, però ha fede nella sua missione. Il professor Fischer fa quindi un'offerta a Gröning, che egli però non accetta. Gröning vuole rimanere fedele al suo cammino e non farsi mettere dei limiti. In seguito, con sguardo retrospettivo, scrive a questo riguardo: avrebbero messo a mia disposizione delle case di cura, nelle quali anche i medici avrebbero svolto la loro attività. Tutto questo per poter verificare con esattezza ciascun caso e avere delle prove da presentare, non solo all'opinione pubblica, ma anche alla medicina. Però il professor Fisch pretendeva da me uno stipendio mensile di 3.000 marchi, un rimborso spese quotidiano molto alto. Inoltre avrei dovuto cedere al professor Fisch il 30% dei letti. E questo perché, come mi spiegò in seguito, egli si sarebbe attribuito il 30% delle guarigioni. Vale a dire che il 30% di queste guarigioni sarebbero figurate a nome suo, come dovute alla sua psicoterapia. Non ho potuto essere d'accordo con questa proposta del professor Fischer e l'ho respinta, perché io primo non ho un centesimo, per cui non avrei potuto assolvere i miei obblighi finanziari con lui. Secondo, non è mai stata mia intenzione trasformare tutto questo in un affare. Alcuni medici e professori, ora non ricordo tutti i nomi, volevano convincere Gröning a curare i loro pazienti. Però, naturalmente, avevano l'intento di trarne un profitto. Gröning, a questo proposito, una volta disse: chi ha ricevuto questo talento deve sapere che questo è un dono di Dio e non deve venderlo.
Se accettassi del denaro, questo dono sparirebbe. Il rifiuto di Gröning ha delle conseguenze negative. Non riceve il certificato promesso e all'improvviso si sparge la voce che il suo trucco sia stato scoperto. Gröning resta incompreso. L'esperimento della rivista Revue si conclude qui. A quel tempo non pubblicavamo soltanto riviste. Cominciavamo anche a mettere su l'editoria di libri. E qua può vedere alcune delle cose che facevamo. Ci interessavamo molto di psicologia. Esiste un'opera in 15 volumi, La psicologia del XX secolo. Quindi quegli argomenti per me erano già familiari, ma Gröning è un caso unico. Non poteva essere classificato nel campo della psicoterapia o della psicologia. Per questo dico, penso che fosse un uomo profondamente religioso. Però ho avuto anche l'impressione che un gruppo di medici, non voglio generalizzare, abbia voluto usare e sfruttare le sue conoscenze. Ma la sua conoscenza non era sondabile. Perciò non potevano imparare a fare ciò che faceva lui. Rimase un mistero. Bruno Gröning disse una volta a questo riguardo: è grave che le stesse persone che non capiscono nulla si considerino sapienti e poi non riescono a comprendere cosa sia la conoscenza. Che il cammino della scienza non fosse corretto al 100% lo dimostra da sé il numero di scienziati che hanno represso i sentimenti per lasciar parlare la ragione. Non è certamente con la ragione che posso essere compreso. Un giorno venne a farci visita per parlare delle varie cose che voleva fare. A quel tempo avevamo una casa con un grande giardino a Monaco Hallaching, che fungeva anche da casa editrice. Doveva venire lì, non mi ricordo che giorno della settimana fosse. Diciamo che ci eravamo dati appuntamento alle 3. Ma già prima che arrivasse, già all'1 o alle 2, iniziarono a radunarsi delle persone che volevano entrare in casa. Io cercai di impedirlo perché non volevo metterlo a disagio. Fra l'altro era arrivata pure la polizia, che avrebbe dovuto evitare che Gröning facesse un'apparizione pubblica. Sì, perciò stavano fuori dal cancello, che avevamo chiuso perché sapevamo del divieto e non volevamo avere problemi. Per noi, ma soprattutto per Gröning. Sapevamo bene che era già abbastanza nei guai. Quando alle 3 arrivò ed il cancello si aprì, le persone, che nel frattempo erano aumentate, si riversarono nel giardino. La polizia non riuscì a impedirlo, e tantomeno noi. Non avevamo alcun interesse a trattar male la gente. Non era comunque una bella idea quella di non lasciare entrare le persone che stavano lì, giusto? Bene, quindi entrarono nel giardino. Con Gröning invece entrammo in casa e ci sedemmo. Noi tre, mia moglie, lui ed io. Avemmo una conversazione molto intensa, di cui non ricordo più i dettagli. Dopo tanto tempo e dopo aver parlato di tutto con tante persone, non si può ricordare che poche cose. Ma l'impressione fu: lì sedeva un uomo umile, credibile, buono, pronto ad aiutare, al quale avremmo voluto dare una mano per quanto era nelle nostre possibilità. E mi ricordo un dettaglio. Io ero seduto così, a gambe incrociate, e non so come la conversazione si spostò sulle funzioni fisiche. Lui chiese se poteva permettersi di dire che forse io non dovevo stare così, che non andava bene da un punto di vista organico, che sarebbe stato meglio se mi fossi seduto in modo non chiuso. Credo che avesse ragione. Alla fine la conversazione si spostò sul divieto che gli era stato imposto. In sostanza, cosa si poteva fare? Quale avvocato poteva occuparsi della questione e così via? Ma soprattutto se dovevo andare a dire alla gente in giardino: per favore, tornatevene a casa. Io dissi: non possiamo trattare così le persone. E questa era anche la sua opinione.
Disse anche: «Non posso impedire che la gente voglia parlare con me, ma allo stesso tempo devo rispettare il divieto, per cui adesso vado fuori e dico alcune cose, cioè che non ho il permesso di parlare alla folla». E così avvenne. Lo accompagnai fuori. In giardino avevamo una piscina grande, quadrata, però senza acqua. Non veniva riempita in quella stagione. E lì accanto c'era una scala che conduceva ad un piccolo rialzo su un patio. Mia moglie ed io lo accompagnammo con l'idea che salisse un paio di gradini e si rivolgesse alla folla radunata intorno alla piscina per parlare, per dire quanto gli dispiaceva. Wie leid es ihm tut. Aber siehe da, er blieb stehen, ging nicht die Passion. E invece rimase fermo. Non salì due gradini. Al contrario, scese ed entrò nella piscina asciutta. Questo fu molto toccante per noi. E devo dire che ritengo molto interessante, da un punto di vista psicologico, il fatto che non abbia parlato alle persone dall'alto, come avevamo pensato, bensì fosse sceso per parlare dal basso verso l'alto, alle persone che stavano intorno a lui. C'era un grande silenzio. Egli disse che era molto rammaricato e che sperava che questo stato di cose cambiasse e potesse di nuovo dedicarsi ai pazienti. Ma quel giorno non gli era permesso e sperava che loro capissero che non poteva andare contro questo divieto. E poi disse che voleva congedarsi e così si diresse verso le persone, in particolare quelle più bisognose d'aiuto che stavano sulle barelle, sulle sedie a rotelle, per stringere loro la mano e augurare loro una pronta guarigione. Ed ecco, una delle persone che giacevano sulle barelle si alzò e disse: «Sto bene, sto bene». E dalle sedie a rotelle, beh, di solito sulla sedia a rotelle siedono le persone che non sono in grado di camminare se non occasionalmente, eppure alcuni di loro si alzarono dalla sedia a rotelle e fu davvero impressionante stare a guardare. Accanto a me c'era un medico che si presentò e disse: «Come medico mi vergogno della nostra impotenza». In seguito, sempre più persone iniziano a porsi delle domande sull'origine di Gröning. Per questo egli scrive in varie memorie: «Sono il quarto di sette figli dei coniugi August e Margarete Gröning e sono nato il 30 maggio 1906 a Danzica Oliva. Durante la mia infanzia e la mia giovinezza constatavo ogni giorno di più di avere delle capacità speciali che, venendo fuori da me, avevano un effetto calmante o di guarigione sulle persone e sugli animali». I rapporti con la mia famiglia erano strani e tesi. In ogni caso, la prigionia in casa dei miei genitori non durava a lungo, perché me ne liberavo spesso e volentieri. Il bosco e i miei amici, gli animali, erano talmente forti che mi attiravano sempre. Lì sentivo Dio in ogni cespuglio, in ogni albero, in ogni animale, persino nelle pietre. Dopo poco tempo che stavo lì, mi sentivo al sicuro, perché non ero mai solo. Da bambino mi accorgevo anche che gli animali, che di solito sono considerati timidi o feroci, con me si mostravano buoni e mansueti. Parlavo a tutti gli animali. Insomma, ci intendevamo bene. Potevo rimanere lì a riflettere per ore. In realtà perdevo il senso del tempo. Avevo sempre la sensazione che la mia vita interiore si espandesse all'infinito. In casa dei genitori c'era sempre meno comprensione per il piccolo Bruno. Spesso veniva picchiato ed era considerato matto. Bruno è mio cugino e i miei genitori
raccontavano che già da bambino era in qualche modo stravagante. Andava spesso a passeggiare nel bosco e poi una volta iniziò a racimolare il pane in casa. Ai genitori, che gliene chiedevano il motivo, rispondeva che doveva raccogliere il pane secco per sotterrarlo nel bosco, perché credeva che se fosse venuta una guerra avrebbero avuto qualcosa da mangiare. E i genitori erano sorpresi che agisse così, ma non davano molto peso alla cosa, perché comunque era un po' diverso dai suoi fratelli. Bisschen anders war als seine anderen Geschwister. Nel 49 August Gröning fece una dichiarazione sotto giuramento su suo figlio Bruno. Poteva persino prevedere degli eventi eccezionali. L'inizio e la fine della guerra 14-18. Prevede anche la morte di sua madre, come pure l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Vide e predisse tutto questo. A ciò si aggiungeva una caratteristica che gli permetteva di guarire le persone dalle malattie e dalle sofferenze. È stato molto interessante anche per noi sentir parlare di queste cose, di quando era un ragazzino. Già sua madre andava in ospedale insieme a lui perché i pazienti la pregavano: «Porta con te il piccolo Bruno. Quando viene da noi, si siede qua e si mette a parlare con noi. Scende una grande pace e ci sentiamo tutti meglio». Mamma, mi senti ancora? Tu non morirai, nonna. Stai bene. Finalmente sei guarita. Bruno Gröning cita inoltre nelle sue memorie: già da bambino, in mia presenza, le persone malate si liberavano dalle loro sofferenze. Così venivo cercato di continuo dagli ammalati. Frequentai la scuola dell'obbligo e dopo mi iscrissi a un apprendistato commerciale, dove rimasi per 2 anni e mezzo. Ma dovetti rinunciare a questo apprendistato su insistenza di mio padre, perché il suo desiderio era che io imparassi un mestiere edile. Così assecondai il desiderio di mio padre e imparai a fare il carpentiere. Tuttavia, non arrivai all'esame finale, perché in quel periodo a Danzica c'era una grande disoccupazione. Per questo motivo dovetti interrompere il mio apprendistato 3 mesi prima della fine, senza conseguire il diploma. Perché, come venni a sapere, l'azienda fu costretta a chiudere perché non c'erano più richieste di lavoro. Il fatto che Gröning non abbia conseguito alcuna qualifica nei tumulti di quel tempo, in seguito fu spesso considerato come segno di instabilità e incapacità. Nel 25, a 19 anni, si mise in proprio ed avviò un'attività come carpentiere e falegname. Mantenne l'impresa per 2 anni, dopodiché fu costretto ancora una volta a rinunciare a causa della pessima situazione economica a Danzica. Tentò da allora di guadagnarsi da vivere come meglio poteva, come molti altri, nel difficile periodo tra le 2 guerre mondiali, e non si vergognava di svolgere qualsiasi lavoro. Svolsi tutti quei lavori con interesse e soprattutto li considerai un tirocinio in cui ebbi la possibilità di studiare la conoscenza e la capacità delle persone in tutte le condizioni di vita e in tutte le classi sociali e di imparare come le persone costruiscono la propria esistenza. Andai a stare non solo con i più poveri tra i poveri, ma anche con i più ricchi fra i ricchi, con l'intento di sapere come vivevano. Max Brun, uno dei primi amici di Gröning, ricorda: «Nel 1931 cercavo urgentemente un alloggio per la mia famiglia. La nostra ricerca ci condusse nella casa di Danzica Langfur, nella Ringstrasse 77-2.
Là fummo accolti da Bruno Gröning in un bilocale, di cui ci cedette una delle sue due stanze. Anche allora Bruno Gröning non pensava mai a se stesso. La sua priorità era sempre il prossimo, dare aiuto e nuova forza. Per lui era lo stesso se qualcuno aveva bisogno di guarire o di ricevere un altro tipo di aiuto. Già all'epoca veniva spesso chiamato dagli ammalati, ma non prese mai, non importa di cosa si trattasse, mai, neanche un centesimo per questo. Al contrario, dava a queste persone anche gli ultimi soldi che gli restavano. Ma c'è qualcos'altro che vorrei evidenziare in particolare. Gli avvenimenti mondiali che sono accaduti negli anni passati, come la divisione della Germania e anche l'inizio e l'intero corso della guerra, avvennero così come Bruno Gröning ci aveva predetto. Anche Ernst Kohn testimonia le capacità eccezionali di Gröning. Il signor Gröning ha già aiutato molte persone attraverso l'energia che irradia e ha previsto cose che si sono sempre rivelate esatte. Ho sperimentato la forza guaritrice di Bruno Gröning negli anni in cui siamo stati vicini di casa a Danzica. Sono stato spesso liberato da dolori. Quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, Gröning ha 33 anni. Vede nella guerra un chiaro segnale di quanto l'uomo si sia allontanato da Dio. Ricorda nelle sue memorie: nel 1943, all'età di 37 anni, fui arruolato nell'esercito. A causa delle mie convinzioni ci furono delle divergenze. Così, per esempio, rischiai di essere deferito alla corte marziale quando dichiarai: che voi mi mandiate al fronte o meno, io non sparerò mai a nessuno. Bruno Gröning viene fatto prigioniero dai russi il 5 marzo 1945. E si dice che anche qui abbia guarito molti compagni di prigionia. Poiché non ha peli sulla lingua con i responsabili della prigionia e si batte per condizioni di vita migliori dei suoi compagni, viene considerato un ribelle. Tuttavia, alcuni ufficiali russi, come raccontò Gröning in seguito, lo sostengono e lo salvano dalla fucilazione. Mi raccontò una volta: quando ero prigioniero di guerra in Russia, resi la vita più facile a molti miei compagni. E i russi stessi mi dissero: lei è un secondo Rasputin. Sie sind ein zweiter Rasputin. Conoscevo bene il signor Leis, che era nel campo di prigionia insieme a Bruno Gröning, e mi confermò che anche allora Bruno Gröning aiutò molte persone a stare meglio e a guarire. Leis fece molte esperienze con lui. Sulla strada del ritorno dopo la prigionia, nel vagone ferroviario, incontrai Bruno Gröning. Stavamo distesi uno accanto all'altro. Non subito, ma dopo un po', mi raccontò cosa era in grado di fare e che era un guaritore miracoloso. E mi parlò anche di cosa avrebbe fatto in futuro. E quando ci separammo, poiché mi ripeté un'altra volta cose del genere, gli dissi: tu sei matto, sei fuori di testa. Nel dicembre del 1945, Gröning viene rilasciato dalla prigionia di guerra. Torna a Dillenburg e porta sua moglie con sé. Ma la moglie non vuole saperne delle sue capacità di guarire. E per questo, poco tempo dopo, lo mette davanti ad una scelta: o lei o i bisognosi d'aiuto. Perciò si separano. Scrive ancora Bruno Gröning nelle sue memorie: nella Germania Ovest fondai insieme ai rifugiati l'Associazione per il soccorso degli sfollati. Facevo anche parte della commissione per gli alloggi, per il dovere di aiutare le persone. La guerra aveva lasciato il segno ovunque. Gli effetti devastanti si vedono solo ora. 17 Stunden, unentwegter Angriff. 17 ore di attacco ininterrotto. La gente era riversa a terra. Poi il giorno dopo, o anche la notte stessa, non ricordo più, mi ritrovai con una mano paralizzata. Non potevo più portare il cucchiaio alla bocca. Colpa del trauma, capisce?
No, non piansi per la perdita dei miei averi. Bisognava essere contenti di non essere bruciati insieme alla casa. E questa mano paralizzata fu trattata. Facemmo tutto il possibile per curarla, ma rimase paralizzata. Dopo i giorni turbolenti di Hereford e le indagini scientifiche ad Heidelberg nell'agosto del 1949, Bruno Gröning viene invitato dal signor Harvard nel suo allevamento di cavalli, il Trabahof, nei pressi di Rosenheim. Qui vorrebbe innanzitutto ritirarsi dal trambusto intorno a lui. All'inizio si riesce a tenere segreto il suo soggiorno, ma poi, non appena i primi giornali pubblicano un articolo sul suo arrivo in Baviera, la notizia inizia a diffondersi a macchia d'olio. Sì, sembra che vada meglio, signore Bernhardt. Con queste compresse saremo presto a posto. Ma le prendo già da tanto. Lo so, signore Bernhardt, si fidi di me. Allora, buona guarigione e alla prossima settimana. Molte grazie, dottore. Heinz, ti devo proprio parlare. Fritz, non puoi... Non crederai cosa è accaduto. Che è successo? Oggi ero a Rosenheim, al Trabahof. Non ci crederai, c'erano migliaia di persone. E quel Gröning che parlava... Oddio, Gröning, ancora con questa storia. Tantissimi ammalati, su sedie a rotelle, barelle. E poi tutto d'un tratto alcuni si sono alzati. Non smettila. Sì, invece, camminavano di nuovo. Fritz, torna in te. È solo una commedia. L'ho visto con i miei occhi. Li pagano, fanno solo finta. Non farti ingannare. Arrivata a Monaco, telefonai subito al Trabahof. Fui fortunata che il signor Kuhlmann rispose al telefono. Gli dissi che, come naturopata e allieva del dottor Schmidt, ero interessata alla cosa. Lui mi disse: siamo felici quando persone come lei vengono e ci esaminano. Arrivavano sempre più persone, fino a quando divennero migliaia. Approssimativamente più di 5.000. È difficile stimarlo. E poi le guarigioni si verificavano forse in misura crescente. Si aveva sempre l'impressione che più persone ci fossero, più guarigioni avvenissero. Inizia un enorme clamore mediatico. Le notizie si accavallano. Se ne parla in termini sensazionalistici, tanto che il Trabahof viene definito la Lourdes bavarese. Così, in breve tempo, al Trabahof si verificano raduni di massa. Il Trabahof diventa un punto di raccolta di innumerevoli persone in cerca di guarigione. Il Trabahof equivale all'improvviso alla prima casa di cura di Gröning. Ovunque si sente parlare di guarigioni spettacolari. Mi guardò solo, così. E allora gli mostrai la mano. E poi, non so, c'era un tavolo o qualcosa del genere. Ad ogni modo, avevo la mano così e d'un tratto le dita iniziarono a battere. Tamburellai per un bel po'. Adesso non riesco più a farlo così velocemente come allora. In quel momento la paralisi era scomparsa. Avvenne tutto nell'arco di mezz'ora. Davvero. Eravamo entrambi felici. Perché lui si rallegrava sempre quando assisteva personalmente ad una guarigione così rapida. E questo fu davvero un grande regalo per me. Tutte le medicazioni, gli impacchi alle erbe, i farmaci, gli esercizi, niente aveva funzionato. Lo shock mi era entrato troppo profondamente negli arti in quella notte di bombardamenti. Sì, si può veramente parlare di guarigione eccezionale. Il Trabahof diventa un evento mondiale. In pochi giorni, sino a 30.000 persone si radunano nell'area dell'allevamento. Arrivano anche dall'estero per vedere Gröning. Dopo i disordini causati dalla guerra, gli ammalati e i sofferenti vedono qui nuovamente una speranza e chiedono aiuto e guarigione. Bin ich im Trabahof raufgekommen, im Motorrad.
Andai al Trabajhof in moto. A Schlossberg. Passai a prendere mia zia perché voleva venire anche lei. Eravamo proprio in fondo. C'erano 10.000 persone, non ricordo più. Erano proprio tantissimi. Quando lui uscì sul balcone, era già buio, i lampioni erano già accesi. Quando venne fuori, si guardò un po' intorno e disse: «Guarda un po', c'è Michel. Michel è qua. Dai, vieni subito su da me». Per me questo fu un miracolo. Allora stavo di nuovo bene, ma quando uscii dalla prigionia avevo i capelli molto corti e pesavo circa 45 kg. Quello fu il colmo per me, quando mi trovò in mezzo alla folla. Stavo proprio in fondo con mia zia. Ed egli disse: «Michel è qua! Dai, vieni subito su da me!» Impossibile immaginarsi che potesse riconoscermi in mezzo a tutta quella folla. Magari se fosse stato il mese dopo, anche in quel caso sarebbe stato difficile trovarmi. Ma erano passati 5 anni. Quando arrivammo davanti al portone d'ingresso, la polizia che stava lì non voleva farci entrare. Io dissi: «Sono la persona che ha chiamato», ma poi non volevano far entrare mia zia. Allora dissi: «Se lei non può entrare, allora non entro neppure io». Così ci lasciarono entrare insieme. Una volta dentro, Bruno mi disse: «Ti ricordi quando mi hai detto che ero tutto matto e che ero fuori di testa?» Questa fu la prima cosa che mi disse. Risposi: «Sì, mi ricordo molto bene». E lui disse: «Te lo avevo detto che avresti sentito parlare molto di me sui giornali». E così era avvenuto. Persino i cinegiornali settimanali danno notizia di quanto avviene al Trabajhof. Nuovo slogan del giorno: Bruno Gröning. L'uomo che dapprima ha attirato l'attenzione a Herford, in Vestfalia, con le sue guarigioni singolari, adesso si è trasferito a Rosenheim, in Baviera. Da allora, al Trabajhof, dove adesso Gröning ha la propria abitazione e sede di lavoro, si accampano giorno e notte migliaia di persone in cerca di guarigione, nonché curiosi. Le forze particolari di Gröning, la popolarità dei suoi precedenti successi e la fede sempre maggiore, sino all'estasi, dei suoi sostenitori, hanno fatto del caso Gröning uno dei fenomeni più discussi. La scienza attende soprattutto per vedere quanto durerà l'effetto guaritivo di Gröning. Scene come queste sono effetti collaterali del culto di Gröning, spesso dovuti all'azione di terze parti. Eppure tutti aspettano per ore, spesso per giorni. Persone affette da un qualsiasi tipo di infermità restano ferme in fila, mute, e solamente quando appare Gröning questa parata di miseria si ravviva. La comparsa di Gröning sul balcone è il momento che tutti attendono. Un insolito e ambiguo fenomeno dei nostri giorni. Ero marconista in fanteria e fui gravemente ferito il 4 luglio 1943. Sarebbe troppo elencare le singole lesioni. In ogni caso, fui ferito molto gravemente. La lesione più grave era al cervello. Avevo una ferita da arma da fuoco in testa ed il frammento che era rimasto fu rimosso nel 1946. La cosa fondamentale è che rimasi paralizzato dal lato sinistro del corpo. Avevo dolori in tutto il corpo. Avevo così tanti problemi a camminare che potevo soltanto trotterellare a passetti di circa 20 centimetri, non altro. Fui ricoverato a Monaco in una clinica per il trattamento dei traumi cranio-encefalici. Il primario, il dottor Volnia, un ottimo medico, non poté però aiutarmi. Tentò ogni giorno con nuovi farmaci, con massaggi e cose simili, ginnastica. Fu provato di tutto. Alla fine utilizzò la morfina, ma neanche questa fu la soluzione giusta. Poi, inaspettatamente, mentre tornavo dalla funzione serale, vidi un camerata che sedeva vicino alla finestra e leggeva il giornale Bild, che riportava a caratteri cubitali: «Bruno Gröning ha aiutato». Rimasi proprio affascinato al pensiero di Gröning. Per cui parlai con il camerata e gli chiesi se il giorno dopo potesse accompagnarmi. Arrivammo a Rosenheim col treno e scendemmo.
Non sapevo dove fosse Gröning o il cosiddetto Trabahov di cui si era scritto. Non ne avevo alcuna idea. Non sapevo neppure se Gröning fosse lì. Ma come uscimmo dalla stazione, vedemmo tanta gente con bastoni e stampelle che si dirigeva tutta in una certa direzione. Allora dissi al mio compagno, ecco, dobbiamo andare da quella parte. Arrivammo al Trabahov e là c'erano già migliaia di persone che aspettavano Gröning. Nessuno sapeva se ci fosse oppure no. Se si stava sul balcone, si vedevano solo persone ovunque. Uno sciame di persone inimmaginabile. Che folla! Era difficile arrivare fino alla casa. Gröning uscì dalla porta del balcone e si appoggiò alla ringhiera con entrambe le braccia aperte, così, a scartamento largo, per così dire. Quell'immagine non mi abbandona più. E quindi Bruno Gröning salutò la folla e disse: «Per favore, disponetevi in modo che nessuno tocchi l'altro». Questo richiese naturalmente un certo tempo. Fu piuttosto difficile perché c'erano tantissime persone lì e stavano tutte vicine. Bisognava fare spazio affinché nessuno fosse vicino all'altro. Tenevamo le mani tese verso il basso e stavamo in silenzio. Si sarebbe potuto sentire cadere uno spillo, nonostante tutta quella gente. Inimmaginabile. Mentre stava sul balcone, ebbe l'impressione che fosse consapevole della sua missione. Era questo che gli dava la forza e la capacità di irradiarla. Sì, parlava, diceva alcune cose, ma la cosa più importante che udirono le mie orecchie fu: «A Dio dovete credere e in me dovreste avere fiducia». Tutto il resto sono solo parole, capisce? Questo è diventato il fondamento del suo agire. Il mio corpo avvertì queste sensazioni. Provai un forte calore all'interno. Sentii il sangue, sentii il polso. Batteva, come potrei dire, era come se udissi il sangue scorrere nel mio corpo. Avvertii un calore inverosimile. Fu una sensazione strana, che non avevo mai provato prima e che non ho mai più provato in tutta la mia vita. Ad ogni modo, da quel momento iniziai a stare meglio. Mi accorsi di tutto ciò solo dopo la guarigione, mentre andavamo via per ripartire. Ero di nuovo in grado di fare dei passi normali, mentre prima saltellavo. Il collega non doveva più condurmi. Riuscivo a camminare normalmente. Presi addirittura il bastone in mano. Potevo camminare senza il bastone. Il mio compagno mi disse: «Ma cosa stai facendo?» E io dissi: «Sai, mi sento talmente bene che posso camminare di nuovo senza bastone». Era sbalordito. E quando tornammo in quella clinica per il trattamento dei traumi cranioencefalici, la notizia si sparse in un lampo. Tutti sapevano e tutti si stupivano che d'un tratto io fossi nuovamente in grado di camminare normalmente. Da quel momento non ci fu più alcun bisogno che i medici mi dessero dei farmaci. Niente morfina, niente di niente. Non ne avevo più bisogno ed è rimasto così. Non ho più avuto malattie gravi da allora. Io non sono qui per tenere grandi discorsi, bensì per aiutare e fare da intermediario per la guarigione. Non pensate alle vostre sofferenze. Osservate il vostro corpo. Ponetevi la domanda: cosa sta succedendo al mio corpo? Sentite che qualcosa sta attraversando il vostro corpo? Qualcosa che non avete mai provato prima? Vi metto a conoscenza che siete tutti solamente figli di Dio. L'unico medico, il medico di tutti gli uomini, è e rimane nostro Signore il Dio. Soltanto Lui può aiutare, ma aiuta solo quegli uomini che hanno trovato il cammino che conduce a Lui, o chi è disposto a intraprendere il cammino per accogliere in sé la fede e vivere con Lui. Non è necessario che crediate al piccolo Gröning, ma dovete ringraziare il Signore il Dio per la sua grande opera, la sua grande forza, la sua magnificenza, e riporre la vostra fiducia in me. Non voglio che ringraziate me, e con questo auguro la migliore salute a tutti voi che siete qui. Buttate via la malattia e accogliete la salute. Questo avviene nel nome di Dio,
Il dono migliore e più grande in questa vita terrena non è la ricchezza, non è il denaro, bensì la salute. Vi richiamo all'ordine. Voglio che voi conduciate una vita sana e buona, come Dio ha determinato, e che non vi occupiate più del demonio, del male. Non lo dovete neanche tollerare, ma allontanatelo da voi. Quando fate tutto questo, solo allora Dio inizia a operare sugli uomini. L'ordine è Dio, l'ordine è la salute. Io ci rivedo! Io ci rivedo! Mi ricordo ancora un caso. Un cieco che all'improvviso gridò in mezzo alla folla: ci vedo! Beh, andai a prenderlo per comprovarlo, era già notte. Gli feci delle domande tipo: quante finestre sono illuminate in quella casa? E così via. Mi rispose correttamente. Tempo dopo andai a cercare quest'uomo a Monaco, perché avevamo bisogno di testimoni per un processo. Da qualche parte avevo il suo indirizzo. Abitava in una casetta spartana. Era impegnato a mettere la carta da parati. Ovviamente ci vedeva, no? Ciò che vidi furono le persone sulle sedie a rotelle. E ce n'erano anche un gran numero. Non mi ricordo più con esattezza quante fossero. Seguirono veramente l'esortazione di Gröning. Si alzarono dalle sedie a rotelle e le spinsero da sé. Questo l'ho visto io. Una donna ungherese, credo fosse una zingara, si trascinava sulle ginocchia, teneva le mani chiuse a pugno e gridava: Gröning, grazie! Gröning, grazie! Allora parlai con lei, le chiesi cosa avesse avuto. Aveva avuto una paralisi a entrambe le mani. Era ancora molto giovane, ventenne, molto chic, molto elegante per il dopoguerra, e ora all'improvviso poteva di nuovo aprire le mani. Mi appoggiai al cancello della scuderia per riposarmi un po'. Non c'erano posti a sedere e arrivò un uomo che voleva saltare oltre il recinto, oltre il cancello dei cavalli. Gli dissi: cosa fa qua? Poi saltò oltre il recinto, che sarà stato alto almeno un metro e venti. Tenne saldamente una mano sulla sbarra e saltò. Allora gli dissi: beh, lei si trova proprio nel posto sbagliato, cosa ci fa qua? Lui disse: è tutta la settimana che sono qui, da giovedì o venerdì, e domenica era la prima volta, e adesso posso camminare. Io dissi: non è possibile. E invece sì, disse lui, sono paralitico. Aprì il portafoglio e mi mostrò una fotografia in cui era gravemente invalido ed era ritratto con due stampelle. Disse: adesso sono già 4 o 5 giorni che posso camminare, non ho più bisogno delle stampelle. Se non mi avesse mostrato anche il suo documento, non gli avrei creduto. Oh, era raggiante di gioia. Aveva ricevuto una grande forza. Avrà avuto almeno 50 anni. Che avesse saltato oltre il cancello era impressionante. Nemmeno tanti giovani riescono a farlo. In quel periodo viene girato addirittura un grande documentario su Bruno Gröning e gli eventi straordinari al Trabahof. È diretto e prodotto da Rolf Engler. Il film deve rappresentare gli eventi in modo puramente informativo. Continuano ad arrivare notizie di nuove guarigioni. Herr Pavel hatte multiple sclerose. Il signor Bavai aveva la sclerosi multipla e durante la guerra era stato mandato da un ospedale militare all'altro. Nessuno aveva potuto aiutarlo. Stava talmente male che non poteva più svolgere la sua professione dopo la guerra. Era fuggito a Rosenheim dalla regione dei Sudeti. La malattia era a uno stadio talmente avanzato che poteva solo stare seduto. Riusciva a malapena a stare in piedi
e quando si radeva doveva tenere un braccio con l'altro per poter svolgere quella attività. Andavo spesso da lei e avevo visto quanto fosse malato il marito. Riusciva giusto a spostarsi fra il letto e il tavolo. Gli si doveva sostenere la mano per poter portare il cucchiaio alla bocca. Era un uomo molto, molto malato, potrei dire moribondo, praticamente vegetava. Egli stava al Traberhof insieme alla moglie, fra migliaia di persone. Aspettavano tutti Bruno Gröning, anche loro. E poi corse voce che Bruno Gröning doveva andare via subito. Allora la signora Bavai lasciò il marito e si precipitò là dove stava partendo la macchina con Bruno Gröning. Gridò: «Signor Gröning, la prego, aiuti mio marito!» Lo pregò dal profondo del suo cuore ed egli le diede la mano fuori dalla macchina e la tenne stretta. Lei si mise a correre accanto all'auto che si avviava ed egli infine le disse: «Sarà aiutato!» Es wird ihm geholfen sein. Questo incontro con Bruno Gröning fu molto prezioso per lei, poiché le aveva preso la mano. Tenne istintivamente in alto la mano e il braccio mentre attraversava la folla per tornare da suo marito e quando lo raggiunse gli disse: «Ecco, caro marito, questa è la mano che ha stretto la mano di Bruno Gröning». E gli diede la mano destra. E in quell'istante la forza si trasmise nel suo corpo e lo attraversò. Ed egli all'improvviso si sentì talmente bene da avere la sensazione di essere libero da ogni sofferenza e dalla malattia, dall'infermità. Fu in grado di raggiungere la stazione a piedi. Mio marito mi mandava spesso un ragazzo dalla fabbrica, non avevamo il telefono, se doveva farmi avere qualche comunicazione. Così, non appena sentii bussare alla porta, dissi: «Sì, Max, entra pure». E mi ritrovai davanti il signor Bavai. Dissi: «Era lei che saliva le scale di corsa adesso?» Ed egli disse: «Sì, ero io». E allora io dissi: «Ma non è possibile». E lui: «Sono guarito». E avrò molte difficoltà adesso. Devo andare da diversi medici, lo devo rendere noto. Mi sarà tolto il sussidio che ricevo per la malattia perché ora sono sano. Posso di nuovo svolgere un lavoro senza problemi. Eravamo ovviamente tutti senza parole. Also wir waren natürlich alle sprachlos. La testimonianza di successo del signor Bavai viene messa per iscritto al fine di documentarne il particolare sviluppo. Egli conferma sotto giuramento la propria guarigione. Più avanti diventerà uno stretto collaboratore di Gröning. I suoi disturbi non torneranno mai più. Molte altre persone riferiscono fenomeni simili. A 14 anni ebbi varie flebiti. I dolori erano talmente forti che perdevo i sensi. A causa delle flebiti ebbi un'embolia polmonare, dei coaguli di sangue nei polmoni. Dopo 3 giorni persi conoscenza. Il medico mi fece delle iniezioni. Di notte mi sedevo sul letto perché non riuscivo a respirare. Alla fine i medici mi consigliarono di amputare la gamba perché era quella la causa dei ristagni di sangue. Io non volevo assolutamente. Non volevo più vivere. Sembrava che non ci fosse più niente che potesse aiutarmi. Il signor Vandavitz è una delle tante persone in cerca di guarigione al Traberhof. Si trova in mezzo alla folla e spera di poter ricevere un aiuto attraverso Bruno Gröning.
Dopo un'ora iniziai a sentirmi molto bene. Mi sentivo calmo e leggero. La pressione interna e tutti i dolori erano scomparsi. Da quel momento in poi andò tutto bene per me. Potei di nuovo dormire la notte. Non ebbi più disturbi al cuore e ai polmoni. Il medico del paese che avevamo in quel periodo si trasferì. In seguito chiese una volta a mia madre se io fossi ancora vivo. E mia madre disse, sì, sta bene. Ne rimase sbalordito. A 50 anni, una volta, chiesi a mia madre perché non avessi ereditato la fattoria. Beh, i medici avevano detto che sarei vissuto al massimo 30-35 anni. Innumerevoli testimonianze di successo di quel periodo documentano una moltitudine di guarigioni. Elisabeth Schweat, sorda all'orecchio destro da 20 anni, guarisce nonostante il medico avesse escluso la possibilità che riacquistasse l'udito. La signora Loa Scheidas riceve una guarigione dal morbo di Bechterew. Al Trabahof, Ugo Pacholke ottiene una guarigione da reumatismi e sciatica di cui soffriva da anni. La 57enne Zenta Saltner guarisce dalla balbuzie di cui soffriva dall'età di 6 anni. La signora Krusin Osmina ottiene una guarigione da dolori nevralgici che accusava da 10 anni. Hans Schönauer guarisce dalla sclerosi multipla dopo 11 anni. Ora cammina senza fatica, senza bastone. Lina Brandl guarisce da un'infiammazione bilaterale all'articolazione dell'anca da cui era affetta da 10 anni. Era considerata incurabile. Johann Schäfa guarisce dopo 13 anni da un polipo duodenale molto doloroso e grave abbassamento dello stomaco. Paola Bema viene liberata da una grave cardiopatia. Johanna Baia soffriva di asma da 20 anni e aveva grosse difficoltà a respirare, tanto che il cuore rischiava di cedere. La sua guarigione viene confermata anche dal punto di vista medico. Franz Neakwan era affetto da poliomielite da 30 anni. Anche la sua guarigione viene confermata dai medici. Il 31 agosto 1949, Bruno Gröning tiene, nella sala da gioco del Trabahof, una conferenza stampa che egli stesso ha convocato. Prega i giornalisti di riportare notizie obiettive e veritiere e di astenersi da ulteriori sensazionalismi. Poco tempo dopo, alcuni giornali pubblicano una positiva presa di posizione del ministero bavarese sul caso Gröning. Il primo ministro Erhard dichiara che non si può mandare a monte l'attività di una persona così eccezionale come Bruno Gröning per dei cavilli giuridici. L'opera curativa di Gröning viene definita come libera attività caritativa. Intanto, le guarigioni al Trabahof continuano. Im Ort war a Frau die war blind. In paese c'era una donna non vedente, la signora Habeland. E nel paese vicino viveva un uomo che era anch'egli cieco dai tempi della Prima Guerra Mondiale. Chiesero di venire con me. Quando entrai mi disse, ti avevo detto di non portare nessuno. E io, mi hanno pregato con tanta insistenza che non ho potuto dire di no. E allora nel corridoio c'era una cosa, un'apertura, un arco con una tenda davanti. All'esterno c'era una panca e sedevano lì entrambi. E allora Bruno andò fuori e io gli sono andato dietro. Ha preso la tenda in questa maniera e guardava così attraverso la tenda. Tornò dentro e mi disse, la donna vede già, mentre l'uomo non ci vede perché i nervi ottici si sono danneggiati durante la guerra. La donna invece ci vede di nuovo, ma dovrà tornare qualche altra volta. Ero molto curioso, così andai da lei oltre la tenda. La donna mi disse, sì, Michel, ora ci vedo di nuovo. Là c'è un cane di razza Spitz bianco che corre. Al Trabahof avevano un cane, uno Spitz bianco. Sì,
C'è uno spitz che corre. Ci vedo di nuovo. Ora devo andare in bagno, disse. E andò in bagno. Ci vedeva davvero. Scesi nel salone dove attendevano suo figlio e suo genero. Dissi loro che la madre ci vedeva di nuovo. Ne furono molto felici. Poi successe qualcosa di singolare. Lui si era stancato molto. C'era nella stanza una poltrona con schienale alto e andò a sedersi lì perché era davvero esausto. Poi il signor Kuhlmann si avvicinò piano a lui e gli disse: «Per favore, signor Gröning, guardi, giù c'è un'ambulanza a due piani». Aspettò un attimo, poi si alzò lentamente e allora io mi avvicinai a lui. Sedeva a una distanza come quella fra me e lei. Mi alzai e gli dissi: «Signor Gröning, posso accompagnarla?» Ed egli mi disse: «Sarà un piacere. La prego, rimanga dietro di me». Perciò rimasi tutto il tempo dietro di lui e vidi, lui non era molto alto, come si infilò in questo autobus a due piani pieno di malati gravi. C'erano i più poveri tra i poveri. Fu molto premuroso nei loro confronti. Si inginocchiò e parlò con loro. Non lo dimenticherò mai. Si poteva percepire il suo amore. Con l'andare del tempo, molti medici si rivolgono a Gröning da tutta la Germania federale. Parlano con stima al non accademico. Il dottor Eavin Pealek, medico generico, chiede a Gröning di fare una visita nel suo ambulatorio a nome di alcuni pazienti affetti da malattie gravi. Il dottor Guido Roth, medico generico, chiede aiuto per sua figlia affetta da poliomielite. Il dottor A. Kaufmann, chirurgo, ginecologo e radiologo, vorrebbe fare visita a Gröning con una paziente a lui cara. Il dottor Josef Keifel, medico generico e medico omeopatico, chiede formalmente a Gröning un'udienza con due pazienti. Il dottor A. Molenar, medico generico, scrive: «Egregio signor Gröning, in quanto medico generico di alcuni pazienti che lei potrebbe sicuramente aiutare e che senza il suo aiuto difficilmente guariranno e dovranno rimanere a letto, le chiedo se io possa portare questi pazienti da lei oppure se lei possa venire da noi». Il dottor Oscar Feit prega Gröning di fare visita al suo centro Kneipp per trattamenti naturali. La Federazione dello Schleswig-Holstein dell'Associazione Tedesca dei Naturopati si rivolge a Gröning per chiedere guarigioni a distanza. La Lega per la Naturopatia scrive: «Egregio signor Gröning, abbiamo seguito con attenzione tutte le precedenti relazioni sulla sua attività e le auguriamo di cuore che possa ricevere al più presto un'adeguata comprensione da parte delle autorità competenti. In particolare, i rappresentanti della medicina popolare possono testimoniare con quale pregiudizio la burocrazia tedesca lavori da anni in questo campo». Anche il dottor Zetti si rivolge a Gröning. Il dottor Zetti aveva un atteggiamento molto positivo e Gröning era anche stato nel suo ambulatorio. Il dottor Zetti veniva spesso al Traberhof e posso dire che era rimasto molto impressionato e assolutamente convinto. Il dottor Zetti, medico generico di Monaco, era già entrato in contatto con Gröning. Scrive in un articolo: «In quanto medico, il fenomeno Gröning mi ha talmente interessato che da settimane ho trascorso molti giorni e anche molte notti accanto a Gröning. Egli è in grado di curare in poco tempo malati con gravi sofferenze, tra cui addirittura ciechi. Ho assistito io stesso, attraverso un contatto personale e una intensa concentrazione, oppure di dare loro almeno sollievo». Per esempio, credo fosse al Traberhof, vennero molto spesso i gesuiti del collegio vicino a Monaco, che oggi non esiste più. C'erano tantissimi gesuiti, i quali gli ponevano anche domande religiose e conversavano con lui di questioni religiose. Ve lo potete immaginare? Queste persone sono istruite al 100% in quel campo e hanno una formidabile conoscenza, eppure erano fortemente interessate a lui.
E poi ci fu questo episodio con un monaco di Assisi. Era un francescano. Per quanto io ancora ricordi, si presentò. Veniva da Roma ed era stato ordinato sacerdote lì, oppure doveva ancora essere ordinato, non ricordo bene. So soltanto che tenne un discorso molto positivo. Non posso riportare i dettagli perché non li ricordo più. Parlò anche con me ed era molto entusiasta di Bruno. Unglaublich, nicht wahr? Also was und... Tutto questo era incredibile per lui. Si esprimeva con entusiasmo e chiese a Bruno la sua benedizione. Lui, che era un prete. Il discorso del francescano viene stenografato. Dice: «Sono profondamente commosso dalle parole del signor Gröning e devo confessare che mi vengono in mente le parole delle sacre scritture. Dai loro frutti li riconoscerete», dice il Divino Salvatore a proposito di ogni uomo. «E il frutto è buono». La malvagità degli uomini è molto grande. Hanno perseguitato Cristo e hanno perseguitato i suoi discepoli e perseguitano ogni uomo, anche i sacerdoti devoti, che guariscono gli ammalati in nome di Dio. Perciò abbiate coraggio e fede e seguite ciò che il signor Gröning vi dice. E se medici ed eruditi che hanno un comportamento ostile nei suoi confronti rispondono che non ha studi alle spalle come loro, è assurdo, poiché Dio non si lascia dettare ciò che fa. Come Bruno terminò con le cerimonie di guarigione, i preti cattolici ed evangelici iniziarono ad intonare il canto cattolico «Te lodiamo Trinità» e tutte le persone sulla piazza si unirono al canto. Fu incredibilmente commovente. Ormai il Trabahof è diventato un luogo di pellegrinaggio. Grazie alla notizia delle numerose guarigioni attribuite a Bruno Gröning, le persone sono emozionate e attingono nuova speranza. Le testimonianze si diffondono a macchia d'olio in tutta la Germania. Persino all'estero Gröning non è più uno sconosciuto. Sia per curiosità, sia per sensazionalismo, sia per un serio bisogno di guarigione, le persone affluiscono al Trabahof in schiere sempre più grandi. Ciò che egli stesso non ha mai cercato, ma che è stato innescato dalla cronaca sensazionalistica dei media, raggiunge il suo culmine. Ma i raduni di massa risvegliano anche forze avverse. Ben presto le cose cambieranno per Bruno Gröning.